via. Come tutte le mattine, quando vi sveglierete, appoggiandovi, se vi serve, a una seggiola, con i piedi larghi come le spalle, sì. Senti, appoggiati, facciamo la rullata. Detto, appoggiati, perché non ti appoggi? Posso? Lo fate solo qualche volta se avete bisogno di appoggiare. Hai visto? Natalizia! Sapevo che avrei grande le campanelline. Basta. La musica non ce l'ha letta. Adesso facciamo così. E giriamo il piede tre volte in inverso e tre volte al contrario. Guardate come fa bene l'esercizio ora. Senza piede. Cambiate, dopo c'è l'altro piede, faccio uguale. Tre volte avanti, tre volte indietro. Esatto. Quando vado sul tallone alzo bene la punta del piede da terra. Esatto. Quando li abbiamo fatti, uniamo piede e ginocchia. Piego leggermente, faccio tre cerchi e poi tre cerchi alla rovescio. Anna, chiudi anche i piedi. Anna, anche i piedi. Ecco, bravo. Ah, vabbè. Tra di qua e tra di là. Stai svaleggiando lo spogliatoio? Vieni dentro, E quanti siamo? Ok, quando abbiamo fatto tutto quell'ambaradan lì, se ho bisogno mi appoggio, tengo una coscia ferma a 45 gradi, piego e stendo. Lo fate 3-4 volte per gamba, quando stendete piedi a martello. E ora lì. Te l'ho detto che ho perso tutto, Adesso recuperiamo. Adesso cerco, perché sennò. Con calma. Oh, vecchia la cavella! Buongiorno. Ok, quando le abbiamo fatte tutte e due, uniamo le gambe e sempre quattro volte vado indietro. Ginocchia unite, questo lo facevamo sempre anche a casa. Come sì. Quattro volte di qui e quattro di là. E quando le avete fatte tutte e due, passiamo allo skip sul posto. Ricordatevi sempre che alzo la gamba tanto quanto la schiena in forma. Poi uno, non c'è fretta, tenete bene gli addominali. I piedi sempre come vanno? Verso giù oppure? Oh, guarda, in questo momento basta che lo metti a terra per prima, dopo poi. No, ma stai già filmando? Dopo il buco. Non è lì proprio. No, proprio lì davanti. Sta filmando. Ma l'importante è che venga giù qualcuno che si capisca l'esercizio. Una si mette a capotavolo, che così che rovini l'inquadratura. Dai, Sandra, io sono io, dai. Torna a casa. Ma questa è la più scontata. Dai, sì. Vieni con me, però. Va bene. E neanche la mascherina. Adesso facciamo le mascherine. Sempre con il peso del corpo sulla gamba destra, cambio e con il busto che rimane fermo, si vede anche all'interno, fate, cerco anche di chiudere, e vai, va bene, adesso se ho bisogno mi appoggio. Tengo gli addominali duri e con calma, 3-4 volte per gamba faccio il pendolo. 3-4 volte, mi fa bene. Sì, appoggiati lì, brava. Così puoi andare un po' più indietro e non dare il calcio alla cellula.
3-4 volte per gamba, eh? Ok, quando abbiamo fatto, sempre se ho bisogno mi appoggio, con la gamba facciamo i cerchi per l'anca e ne facciamo 3 in avanti e 3 all'inizio. Questa è la sequenza di mobilità delle articolazioni da fare come risveglio muscolare al mattino, come sveglio, sì. Così date l'olio a tutte le giunture. Ci sarebbe bisogno davvero. Abbiamo già cronometrato, ci vogliono tra gli 8 e i 10 minuti. E tanta volontà. È quella che... Sono sempre 8-10 minuti però. Subito. La stiamo provando da 2 mesi. Con lo scopo di provarla da sole a casa durante le feste. Se mi tornate indietro il 10 di gennaio, dura come dei baccalà, io mi chiudo a cane fuori, non vi faccio più venire dentro. Spogliate però. Spogliate, certo, con le calze. Ok, va bene. Allora, abbiamo fatto i cerchi per le anche, ora, piedi come le spalle, facciamo la progressione. Piano piano. Vado e torno. Quando vado in retroversione butto fuori l'aria. Quando invece aumento lo scalisso, l'aria entra. Fuori, dentro, fuori, dentro. Cercate bene di muovere la zona lombare. Basta. Anche questo poche volte. Dopodiché da qui con delicatezza fate le rotazioni. Pianino, non c'è fretta. Esatto, quando va in rotazione l'aria esce. Piano. Piano. Poi, se vi ricordate, c'è l'inclinazione, quindi metto una mano sul fianco, l'altro braccio sale, mentre tiro dentro l'aria, mi alzo. Quando la butto fuori, mi piego appena appena così. Boh, torno su, tutto per via delle spalle, ma pensavo che è meglio che ti metti così, con tutte e due così le mani, e poi lo fai così, perché non so con la spalla come va. Ne facciamo due di qua e due di là. Così? Senza che sei tu col bacino che ti sposti, il bacino sta fermo e ti pieghi un po'. Sono bacino. Solo le spalle. Appena appena, non è che devi andare di tanto. Va bene. Ricordate, due da un lato, due dall'altro. Così. Esattamente. Quando abbiamo finito, mi metto con i piedi larghi come le spalle, sicuramente vi ricorderete che c'è il raddrizzamento del dorso, vero? Sì. Bravo. Ok, teniamo la retroversione, giro le mani, tiro dentro l'aria e porto le scapole indietro. Riposo. Quando portate le scapole indietro a toccarsi, tenete le basse. Vado indietro e poi fuori l'aria e riposo. Retroversione, mie care, via ancora, vado indietro e riposo. Se muovo bene le scapole, le porto bene verso la colonna vertebrale, sento la pelle che si arricchia. Ultima volta, vado indietro, riposo. Allora, dopodiché faccio i cerchi con le spalle, alternati. Fate un po' di giro anche con la schiena, già che ci siete, cambio giro, muovetele bene, cerchiamo di muovere tutte e due. C'è un po' di sabbia, un po' di calcare, c'è qualcosa che gratta. Ok, poi mani qui, e come già senz'altro ricorderete, adesso i cerchi si fanno con i gomiti. Brave, cambio giro, ok, riposo, scegliete, muovete un po' le gambe, prima che escano le radici lo sapete, ok,
È tutto duro. Ok, poi ci mettiamo così, mani qua e vado. E vai. Tutte le volte che stendo, l'aria va fuori. Ah, che delusione. Io vado da un'altra parte con la testa. Oh no, torna qui, torna con noi. Ok, basta, scendete, riportiamo le mani qui e adesso facciamo la rotazione dell'avambraccio. Ormai abbiamo finito, lo sapete anche voi, no? Che quando siamo qua, siamo quasi in fondo. Girate bene, l'avambraccio gira, il gomito resta attaccato al corpo. Ok, ora facciamo questo, tenete i polsi attaccati tra loro e via. Qualche volta giro da un verso e poi vado all'altro. Ottimo. Dopodiché vado giù. 3, 2, 1. Torno. Vengo in avanti. Ricordate, tutte le volte che stendo, che sia in basso o in alto uguale, l'aria esce, sì. Tiro dentro l'aria, fuori l'aria. Tiro dentro l'aria, fuori l'aria. Facciamo ancora una volta davanti a noi, e poi anche questo qui è finito. Torno. Ok, e adesso tiro la mano, gomito se posso dritto, sblocco ancora, sta attenta, stessi alla mano, brava, cambio, ok, e poi sapete che si chiude facendo ciao anche col pollice e andiamo a fare ciao. Ciao, buon Natale, ciao, venite a salutare. Su. Ciao. Andiamo, ciao. Fai vedere le mani che lavorano, su. Ciao, vieni. Che tocca. Ho visto un pezzetto. Mi vedo. Auguri. Auguri. Auguri.